Rete a raccolta, ossia l'insieme delle associazioni di volontariato che spesso supporta Chima Ambiente AMIU, è nella città vecchia di Taranto, lungomare Garibaldi, un'azione di pulizia e di bonifica dei fondali marini, appunto dello specchio d'acqua antistante via Garibaldi. Vedete proprio in presa diretta la pulizia e la bonifica, tante reti abbandonate sui fondali, e attraverso questa iniziativa si sono salvate tante specie marine che erano appunto intrappolate tra le reti. Vedete una meravigliosa stella marina che ora liberiamo e lanciamo in mare. Proprio è questo il significato di questa raccolta, di questa bonifica: rendere più pulita la città, ma anche conseguentemente salvare anche delle specie viventi, quindi garantire, come dire, l'ecosistema. Guardate qui, c'è anche un granchio che risultava appunto avviluppato nella rete. Guardate, viceversa non avrebbe potuto più salvarsi, non avrebbe potuto più ritrovare la propria vita e la propria libertà. E allora, cosa significa salvare degli esseri viventi? Qui abbiamo un piccolo granchio avviluppato nella rete. Beh, sicuramente è qualcosa di straordinario, perché si riesce comunque a ridare un po' di vita a quello che sarebbe altrimenti morto. Il senso della vita, del recupero della vita. Certo, assolutamente sì. Ed è una soddisfazione personale a prescindere. Quindi. Beh, c'è da dire che è una bella emozione, come abbiamo visto prima, quella meravigliosa stella marina restituita al suo mare, è vero? Sì, che poi basterebbe poco: per una rete buttata nel mare si uccidono decine di animali, no? Basterebbe. Qui l'appello anche ai pescatori a essere più civili, perché il mare è la loro ricchezza e devono rispettarla, rispettare il mare. È loro, anche il loro lavoro, no? Quindi distruggendo quello su cui vivono non è molto intelligente, insomma.